Ciao ragazzi e ragazze, eccoci finalmente arrivati con la nuovissima puntata di Tubissima, la vostra rubrica di gossip spicciolo youtubiano preferito. Siamo arrivati alla 99esima puntata, siamo quasi alla 100, io adoro, non vedo l'ora, ho già pronta la centesima e sarà una cosa super epica, mai vista da nessun'altra parte, questa volta ve lo giuro. Quindi io pregherei gli youtuber italiani da adesso fino a quando non uscirà il centesimo episodio di Tubissima di non far uscire nessun dramma, perché tanto io non ne parlerò, non posso, perché deve uscire la centesima, ma ancora la devo registrare e quindi non so ancora quando accadrà tutto questo. Ma veniamo a noi, perché l'argomento di oggi è una love story terminata. Io la intitolerei tipo il triangolo, no, non l'avevo considerato, perché è da tipo metà novembre che sta succedendo un casino, un putiferio, un patatrac, una guerra, una battaglia, una guerra punica su YouTube Italia, perché una delle coppie più famose, più longeve, più carine della nostra piattaforma in questo nostro paese si è lasciata e da lì è successo il finimondo. Sto parlando di Anima e la Sabri Gamer. Io domenica in uno Spillende Tea vi avevo raccontato un po' brevemente cosa era successo e cosa ne pensavo e il mio dubbio sul farci una puntata dedicata oppure no, perché comunque in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi ne hanno parlato praticamente tutti. E quindi ho detto, boh, ma chi gliene frega alla gente di vedere un altro video ennesimamente parlando di questa cosa inutile alla fine. Però tutti mi avete detto, sì dai Isma, che come te non c'è nessuno, raccontaci un po', raccontaci di lì. Allora vi racconto brevemente adesso riassuntino di tutto quello che è successo fino ad oggi e poi una lunga parte in cui faremo le nostre considerazioni, le nostre, magari possiamo dire cosa è successo secondo noi, cosa ci aspetterà il futuro riguardo a loro due e tutte le varie cose. Adesso mettete like per la 99esima puntata di Tubissima, possiamo iniziare. Allora, tutto è iniziato il 14 novembre, quando sul canale di Anima spunta questo video. È finita, vi spiego come sto. Tutti a dire, ok, è successo, anche se in realtà da Instagram si era già scoperto un po' tutto, no? E insomma, in questo video Anima racconta che purtroppo si è lasciato dopo anni e anni con la Sabri Gamer, anche lei youtuber, anche lei fidanzata con lui, anche perché lui non può essere fidanzato da solo, da 4 anni e mezzo mi sembra di ricordare bene. Insomma, lui ci fa sapere che sta male, tutto quanto, ci fa capire che la decisione di lasciarsi l'avesse presa lei e mille milioni di commenti a sostegno di lui. Lui ha lanciato la bomba, però il 27 novembre, cioè una settimana e qualche giorno dopo, sul canale della Sabri Gamer esce invece un altro video chiamato Chiariamo le cose. Dura tipo 5 minuti, a me sembra che, boh, prenda un po' per il culo i propri iscritti, perché 5 minuti di video in cui praticamente per tutta la metà di video dici io non volevo fare questo video ma mi tocca farlo e ripeti ancora non lo volevo neanche fare questo video. Se non lo vuoi fare un video te non lo fai, nel senso fai una stories e finisce lì in 15 secondi, mi sono lasciata, non rompete coglioni, boom, la vita è mia, fate quello che vi pare. Ma andà a dire io non volevo fare questo video, però sono stata coperta di critiche e tutto quanto, papà, 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 basta, o racconti che è successo o fai un Instagram stories o un post dove dici fatevi i cazzi vostri e stop. Ma non contenta, un mese dopo, il 21 dicembre, Sabri mette un altro video della durata di 25 minuti chiamato Un nuovo inizio. Allora ragazzi, da qui inizia una beautiful italiana, in quanto la Sabri se ne va in vacanza per Natale e per Capodanno ai Caraibi, ma non è sola, perché Social Boom dà in anteprima assoluta la notizia che la Sabri Gamer era in compagnia di Pika. Pika, io non sapevo chi era, ovviamente. Penso neanche voi che mi seguite, perché abbiamo altri gusti, vediamo altri video, insomma. Ma Pika era uno dei
non migliori amici, ma uno degli amici fidati di Anima, e conosceva ovviamente anche la Sabri Gamer. Allorché uscita la foto di questo bacio, una foto rubata praticamente, tutti si sono incazzati, sono andati nei direct della Sabri a commentargli i video, a commentargli le foto, di oh, allora hai preso per il culo Anima, lo hai tradito, non si fa così e tutto quanto. E in più Anima, tramite stories su Instagram, continua ad alimentare queste voci sul tradimento, perché parla di doppio tradimento da parte della fidanzata e da parte anche dell'amico. Ma ragazze e ragazzi, secondo me per tradimento Anima intendeva il tradimento della fiducia, non che mentre magari la Sabri stava ancora con lui lo tradiva con il suo amico. Io non penso che sia successo questo, anche perché la Sabri, dopo giorni e giorni e giorni di silenzio, anche perché era in vacanza con il nuovo fidanzato, quindi a quanto pare sarà fa cazzi sua praticamente, torna a rispondere nelle sue Instagram stories a varie domande riguardanti questo patatrack. E alla domanda "ma come hai tradito Anima con Pika e tutto quanto, non ti vergogno" o qualcosa del genere, lei risponde "fermi tutti, perché io non ho tradito nessuno, ho lasciato Anima da 2 mesi, mi sono rifatta la vita, sono contenta così, ma non vi preoccupate perché a brevissimo uscirà un video che vorrei che voi vediate perché è super importante per me, quindi pensiamo tutti noi super vecchi ciabattoni di periferia che in questo video futuro la Sabri finalmente rompa il silenzio e spieghi bene la situazione e magari ci presenterà anche questo nuovo fidanzato". Ma ragazzi ragazzi, secondo voi è finita qui? No, perché nel frattempo Anima continua a scrivere stories in cui dice "state attenti a quello che dite, perché le cavolate hanno le gambe corte, io so la verità e non vorrei fare uscire altre cose ancora più pese, ancora più schifose che sono ancora nascoste, io non vorrei più parlare di questa storia, vorrei andare avanti, vorrei iniziare l'anno con un nuovo capitolo, con nuovi amici, nuove case, altre cose, magari nuove fidanzate, però attenti voi a non dire cavolate perché se no mi tocca parlare". Questa, possiamo dire, velata minaccia ci fa intendere che è successo qualcosa e quindi per il momento questo è il riassunto molto veloce di tutto questo patatrack che è successo in questi 2 mesi. Quindi invece di andarvi a vedere 1800 video, vi vedete questo, 3 minuti, vi racconto tutto bene o male, senza Instagram story, senza nulla, perché vi ho spiegato nello Spilling the Tea, l'agenzia di la Sabri magari può mandar giù i vari video che parlano di questa cosa per copyright e varie cose, io non voglio rischiare, a voi mi avete detto che va bene così, benissimo. Adesso vi dico quello che penso io. Allora, può succedere che un amore finisca, perché bisogna andare contro a una persona che lascia un'altra perché non ama più come prima. Meglio lasciarsi che rimanere intrappolato in una relazione che non vogliamo. Può anche succedere che magari dopo 2 mesi si può ritrovare l'amore, tra virgolette, con un altro. Però a me tutta questa faccenda mi puzza. Cioè è strano perché, a parte il fatto che se per me è finita una storia seria, come dicevano che era la loro, io in 2 mesi non è che mi riprendo subito. O sono una di quelle persone che non so stare da sole, quindi mi attacco a chiunque pur di avere un appiglio, no? Una persona a cui affidarmi e tutto quanto, oppure io mi merito, dopo 4 anni e mezzo di relazioni, mi merito minimo 6 mesi di solitudine, di a destra manca, o anche solo a piange. Ma in più, non solo si è trovata il nuovo fidanzato, ma era già conosciuto tra di loro. Quindi probabilmente, se lei comunque ha detto e ribadito che il tradimento fisico non c'è stato, secondo me è andata così. Verso la fine della loro relazione c'erano vari problemi tra di loro, di coppia, come succede a chiunque,
si è magari avvicinata a Pika, no? Che era il loro amico, avvicinata nel senso, boh, di confidenza, varie cose, no? Non intendo il pempere pem pem pem. E ha notato che i suoi sentimenti hanno virato, no? Da anima verso Pika e ha detto, prima di fare una cazzata, lo lascio, ci parlo, gli dico che non provo più niente, così sono nel torto ma rimango sempre nel giusto, che non ho tradito e tutto quanto. E poi dopo si è frequentata con quest'altro. E sinceramente io non mi sento di condannarla, perché, oh, vabbè, può succedere, però tutti questi commenti, vergognati, le varie cose che hanno scritto, ma ragazzi, ok che magari sono personaggi pubblici, ok che hanno sbandierato la loro storia d'amore a destra e a manca, ok che magari vi siete affezionati, ok che uno dei due sta male perché comunque è stato lasciato, era quello innamorato, però alla fin fine la vita è sua, no? Voi potete dire non sono d'accordo, oppure sì, hai fatto bene, oppure guarda che quell'altro Cristo sta male, cos'è successo, però offendere così a gratis, no. Io devo anche dire che in realtà il mio pensiero sulla loro relazione, di come è iniziata, è brutta. Io non voglio pensare sempre male, però penso sempre male, ragazzi. Secondo me è iniziata la loro relazione 4 anni fa per aumentare i propri follower di ognuno, perché Anima era già famoso, l'altra era appena arrivata, ha fatto sai cosa, e poi ne hanno approfittato tutte e due per fare business, perché comunque le coppie fidanzate vanno, e loro infatti sono andati alla grande. Adesso, boh, non vorrei che fosse un'altra trovata di marketing, tipo facciamo diventare famoso adesso l'altro, dato che comunque in 2 settimane ha avuto 80.000 follower in più su Instagram, insomma un casino, non facendo niente tra le altre cose. Che cosa strana, boh, vabbè, ma questo è un mio pensiero. Molte persone fan di La Sabri e Anima ci sono rimasti male, anche perché hanno iniziato a parlare, no? Ma come? Ma te fino all'altro ieri volevi un figlio da lui, poi avevate la casa e tutto quanto, e poi in un mese ti sei rinnamorata di un altro e tutto quanto. Quindi qualcosa che c'è dietro. Ci deve essere per forza qualcosa dietro, ragazzi, che noi ancora non sappiamo. Però bisogna aspettare questi nuovi video, questi nuovi retroscena e tutto quanto, tutti boh, perché ormai ci siamo, l'avete sbandierata a destra a manca, vogliamo sapere tutto, ok? Quindi ragazzi, questo era un riassuntino breve di quello che è successo in questo fine 2019, in questo inizio 2020, tra una delle coppie più famose di YouTube Italia, ormai separata. Ma aspettiamo aggiornamenti, ovviamente. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate. Ah boh, se anche voi pensate che ci sia qualcosa sotto di più, un po' losco, o se comunque date ragione alla Sabri, che io comunque non mi sento di condannarla, perché cioè se io stessi con qualcuno e non provo più nulla, meglio lasciarlo che tradirlo. Lei si è comportata come si deve comportare una donna, o anche un uomo, o chiunque. Quindi non mi sento in dovere di dire no, è colpa sua, no, povero lui, solo perché uno dei due sta male. È vero, povero Anima, perché è ancora innamorato e ci sta male. Però anche tutto, io posso capire anche la rabbia sua, però il fatto di fare sempre Instagram stories contro di lei, alzare i propri follower, che vi ricordo sono milioni e milioni, contro di lei, boh, mi sembra un po' esagerato. Poi comunque noi stiamo parlando da esterni, non sappiamo niente alla fine, e quindi boh, magari nella sua stessa situazione avrei fatto peggio. Io stalkero, ragazzi. E quindi boh, fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutta questa storia qua sotto tramite commento. Mettete like, mi raccomando, perché io voglio 800 miliardi di like per il tubissima numero 100 che arriverà prossimamente, ve lo prometto. Iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto, andatemi a seguire anche su Instagram, TikTok, Twitter, dove vi pare. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!